E abbiamo il piacere di ritrovare nei nostri studi di Mattina 9 un grandissimo artista, un giovane talento della nostra regione che ha raggiunto un successo incredibile, un successo strepitoso. Parliamo infatti di Andrea Sannino, che ha appena lanciato il nuovo brano intitolato Di Man e Mo, tratto dal suo album André. Diamogli buongiorno e ben ritrovato. Grazie, siamo contenti. Buongiorno a tutti, grazie, ben trovato, grandissimo. Grazie, grazie a te Andrea, grazie. E dunque, prima di iniziare questa piacevolissima chiacchierata, io direi di immergerci in queste note musicali e quindi di assaggiare il sapore e le melodie di questo nuovo brano. Notte e giorno c'è pensare, non ti sento mai sicuro, non fa niente per cagnare, che sta vita in un momento gira e se ne va. Parlo per parlare, non mi sento mai nessuno, non darei a dove, solo tu sai veramente quello che può dare. Fatti sentire, non aspettare. Eccolo qui questo tuo nuovo successo Di Man e Mo. Abbiamo visto in realtà il video che è stato girato a Los Angeles. Un ragazzo che racconta e canta un po' la sua storia, no? Con lo zaino sulla spalla. Esatto, e con la voglia di fare, con la voglia di cantare, con la voglia di suonare. Perché nasce questa canzone, questo brano, ma soprattutto perché proprio a Los Angeles scegli come location ideale? Forse questo è il brano mio di tutti e due album, di Juanma e di André, che più racconta anche un po' la storia che è mia, ma che è anche di tutti i sognatori, no? Sì. Che partono dal nulla, come hai detto tu, zaino in spalla, alla ricerca dei sogni. Dei propri sogni da realizzare. Ho un cartello, cerco sogni. E insieme, questo brano scritto insieme a Pippo Seno, poi la produzione artistica Mauro Spenillo, abbiamo cercato di valorizzare questo concetto dei sogni. In una frase su tutte dice fatte sandì scete tutte in mano, cioè dipende da noi. Spesso sembra che i sogni dipendano sempre da altri, invece dipende da noi. Però tu eri a Los Angeles per un motivo molto importante e quindi questa ce la devi dire perché... Per un sogno, quindi un sogno realizzato grazie ad Aldo Arcangeli che fa parte ormai della partnership di questo album e grazie anche a Pascal Vicedomini che da anni porta il cinema italiano a grandi livelli. La Capri Hollywood, l'Ischian Film Festival e poi a febbraio lui da ormai 16 anni organizza l'Italian Film Festival, Los Angeles Italian Film Festival e io rappresentavo lì da napoletano l'Italia anche, no? Ero insieme alla grandissima Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Preziosi. La testimonianza di un sogno che si realizza, tant'è vero che alla fine del video c'è proprio una frase che hai voluto mettere in bella mostra. Chi crede nei sogni è solo a metà del percorso, all'altra metà ci crede chi ci arriva, chi crede nell'impossibile. Quindi perché... è una metafora ecco da poi inviare anche a chi ascolta. Sì, perché io credo che sognare almeno dovrebbe essere l'istinto naturale dell'uomo, in generale, sempre. Io non riesco a immaginare un uomo ovunque possa nascere, che non abbia un sogno, quindi tutti abbiamo i sogni. Però bisogna impegnarsi per realizzarlo. Perché quello è l'impossibile. Andrea, a proposito di sogni e di impegno però, se ricordi bene, tu 3 anni fa sei stato qui da noi, a Mattina 9. Sì. Ovviamente il tuo talento non ha bisogno di presentazioni, per cui già ti facevi strada benissimo da solo. Però dire che diciamo un seme di... come possiamo chiamarla? Fortuna. L'avete messo anche voi. L'abbiamo instillato noi, perché da quando sei arrivato qui il tuo successo è decollato, è esploso praticamente. Che io nella lista
dei programmi TV da fare, siete quasi al primo posto, voglio dire. Ecco, dopo il salotto quasi, di casa mia che faccio la diretta Facebook, che poi ci disturba. C'è noi questo qua, no, dopo il salotto di prima casa di casa sua, mia, però, vabbè, ci arriveremo. Cioè, se questo pezzo fa lo stesso successo di Abbracci, ma allora vi metto prima del salotto di casa mia. A questo punto possiamo anche lanciare un messaggio ai giovani che stanno intraprendendo la tua stessa carriera come cantautori, come musicisti, cantanti e quant'altro, per continuare a crederci, sì, nonostante le grandi di difficoltà che esistono oggi, sì, attraverso il buon impegno. Ci vuole impegno, ci vuole tenacia, tantissima tenacia. Io sono cresciuto in un luogo meraviglioso che è Ercolano, ma che ha anche, come tutte le città, voglio dire, i suoi problemi, e se non avessi avuto una famiglia alle spalle che mi dava la forza di credere nei valori, forse sostegno oggi sì, non avrei continuato in questo sogno. Poi un'altra cosa che ci vuole è la condivisione, ma condivisione no, quella di Facebook. La condivisione è non pensare mai di riuscire a fare tutto da solo. Io ho una squadra alle spalle meravigliosa, partendo appunto dai già citati Mauro Spenillo, Pippo, il disco che è prodotto dalla Zeus Record, c'è Claudio Maffi che ringrazio, che lavora con me in una sinergia perfetta. Ci vuole sinergia, ci vuole lavoro di squadra, poi tu sei la facciata, c'è quello che ci mette all'anima e i sentimenti, però spesso si sbaglia perché si pensa di fare tutto, certo, da solo. Non si può fare tutto da solo, no, tanto è vero. È un consiglio che do spensieratamente. È un proverbiale, l'unione ecco fa la forza. Fa la forza. Lo diceva anche prima Claudio, Abbracciami, un brano che ha avuto un successo strepitoso, e ad oggi questa canzone supera i 23 milioni di visualizzazioni. Guarda, oggi, lo possiamo dire in diretta, come prima di venire qua, sono andato su YouTube, 24 milioni. Ah, caspiterina, milioni di visualizzazioni. Giuro, venendo qua stamattina mi sono accorto. Vediamo già proprio le immagini. Un milione sarebbe, insomma, no, 24 milioni. No, è guarda, veramente Andrea, qualcosa di... Abbiamo proprio le immagini, no? Che ricordano la tua presenza nel nostro salottino di 3 anni fa, quando hai presentato, sì, appunto Abbracci. Ma che cosa è cambiato, ecco, nel corso di questi 3 anni? Soprattutto ti aspettavi questo successo? Lo hai metabolizzato? Lo hai incamerato? È lo stesso Andrea di ieri? Il disco nuovo si chiama André, proprio per quello. Perché volevo dare un messaggio a tutti quelli che mi avrebbero giustamente chiesto quello che mi hai appena chiesto. Sì, è lo stesso André. Però ti aspettavi un successo così clamoroso? Non me l'aspettavo, non lo inseguo perché se inseguissi il successo forse proverei a scrivere 100 Abbracci, no? Se uno ha, sì, la ricetta, chiaro, magica. In realtà no, è un qualcosa che è bellissimo quando ti capita che non te l'aspetti, quando la gente ti ferma per strada. Sei lipidi, si dice oggi, esatto, quella cosa che tu non ti aspetti, che però ti dà tantissima felicità. Tornando a che, facendo un passettino indietro, no? Ti ho detto che è importante il lavoro di squadra, di sinergia, sì, per essere chi sei oggi, no? Per costruire dei castelli belli, solidi, sicuri e fermi. Adesso io ti faccio un nome, Sal Da Vinci. Che cosa ha comportato per te con la sinergia collaborativa, l'incontro con Sal Da Vinci? E quindi fare un salto di ieri rispetto ad oggi? È come se appartenesse quasi a un disegno di vita, no? Perché io inizialmente con Sal non ci conoscevamo, ma io facevo poi esattamente i passi che aveva fatto lui, perché lui ha portato a successo un musical, sì, stratosferico, sì, come Scugnizzi. Sì. L'anno che non l'ha fatto lui, i 2 anni che non l'ha fatto lui, venni scelto io dal nulla, non avevo ancora nulla, non avevo Abbracci, non avevo un disco. Claudio Mattone mi scelse come protagonista di Scugnizzi. Divenni Don Saverio, primo segnale. Poi ci siamo incontrati e riavvicinati fortissimi in un musical diretto da Alessandro Siani con Sal, che era Stelle a metà. E da lì poi è nata un'amicizia fantastica, sale di un'umiltà pazzesca anche lui, perché quando poi stavamo iniziando a scrivere il disco gli chiesi di duettare, così, in un brano che parlava un po' d'amicizia, e lui mi disse sì, è stato il primo a dirmi sì. E oggi? E oggi siamo amici di famiglia, è venuto al mio matrimonio, io vado ai suoi, perché lui ha festeggiato l'anno scorso 25 anni di matrimonio. Lo salutiamo, Sal, tra l'altro molte volte, ecco, è stato intervistato. Mi ha coinvolto, ennesima dimostrazione di affetto e di stima nei miei riguardi, mi ha coinvolto in questo pezzo che è già quasi a 3 milioni di visualizzazioni, che condivido con Sal, che lo ha scritto insieme a Renato Zero, e condiviso, sì, insieme poi a me, a Franco Ricciardi, che è Nanà. La cosa che colpisce di questo ragazzo, sì, è che sempre sorride, anche quando parla, sorride, si emoziona. Secondo me l'emozione gioca un ruolo importante nella tua carriera, perché ti vedo ancora, no, come la prima volta, sempre divertito da quello, sì, che fai. Perché se finisce questo diventa un lavoro come... Come un altro. Sì, come in fabbrica, no? Con tutto il rispetto per chi fa un lavoro in fabbrica, però
c'è una catena di montaggio che fa sempre quella cosa, credo che di emozioni non ne provano a fare quel lavoro. Il palco ti emoziona? Se la musica diventa... Il palco è il teatro, soprattutto le piazze in estate, mi è capitato di fare tantissime piazze. È un'emozione diversa sempre, ogni sera, perché tu frequenti luoghi poi diversi. Certo. E la magia di Abbracciami che è arrivata in tutti, in ogni dove, in tutti i territori, ogni dove, tutti tra i tipi, l'altro sempre, di persone. Soprattutto in estate, sempre sold out. Anche quando quelli sei che lì a volte sono più diffidenti, anche proprio nel concetto di lingua napoletana, no? C'erano. Certo, c'erano e la cantano, ed è qualcosa di magico. Di magico. Intanto l'importanza, ecco, molte volte abbiamo notato l'umiltà, la tua solarità, la tua competenza, professionalità. Il successo non ti ha cambiato, perché si nota da come ne parli, come sei qui con noi. Ecco, c'è un momento, ecco, di familiarità, no? Di sì, condivisione, ma, insieme, sì, con ma te. E poi condividere, dare segnali, come abbiamo detto prima, ad altre persone, ragazzi. Esatto, segnali ad altri ragazzi, però si diventa, ecco, quando si raggiunge un successo che comunque è evidente, non bisogna, cioè non si fa finta di nulla, si rivestono poi anche dei ruoli importanti. Noi sappiamo che tu in questo momento stai investendo su un progetto importante, che è quello della realizzazione di un campetto ad Ercolano, che ti vede protagonista insieme ad altri calciatori come Mertens, no? Quindi l'importanza, ecco, di fare poi squadra, ecco. Utilizzo questo termine, che è proprio ideale, insieme a Mertens ed Allan, per un progetto, in questo caso per i ragazzi del Grazie. Colano. Ma che cosa, che il significato simbolico, soprattutto, che riveste attraverso il ruolo che oggi rivesti, che è quello di un cantautore. Se brevemente posso raccontarlo. Certo, devi. Faccio una precisazione, se no magari poi lì ci vuole l'elicottero per atterrare, talmente che la gente che viene. In realtà io ho chiesto a Mertens, ad Alan, a Gigi D'Alessio, a Salla, al maestro Avitabile, a Salvatore Esposito, di fare un video per promozionare questo evento, ma loro non saranno presenti quel giorno. Sennò a Ercolano si aspettano che c'è Mertens, quindi lo dico in diretta. Però spiego il significato di questo gesto, di questo piccolo impegno sociale. Io sono cresciuto lì e io da ragazzino andavo a giocare in quella villa, ma ci andavo con fatica, perché dovevamo scavalcare un cancello di 3 metri. È pure pericoloso, magari. Non c'erano recinzioni. Negli anni quel posto è stato anche una piazza di spaccio. Ha vissuto momenti di abbandono. Insomma, io quest'anno torno a casa mia a cantare, quindi a Ercolano, perché l'amministrazione comunale mi chiama a cantare, e mi venne un'idea, condivisa poi col sindaco, che saluto, che è buon aiuto. Dissi: io voglio fare qualcosa, non vengo a casa mia e prendo i soldi. Oppure magari li prendo, ma ve li restituisco subito per far sì che qualcosa resti. Di te soprattutto, perché poi e è un bellissimo gesto. Mi venne in mente, vidi il campo abbandonato ancora da 30 anni, e ci è venuto in mente di metterlo in sicurezza, di mettere delle porte di calcio, i canestri per i basket, ed è nato un vero e proprio campetto in tutta sicurezza per i ragazzi, per i scugnizzi come me, come lo ero io 20 anni fa. Questo sarà il 24 marzo. Io ringrazio l'associazione Ercolano Viva con Ciro Santoro, appunto il sindaco, l'amministrazione comunale, perché hanno accolto la mia, che era un'idea apparentemente folle, perché ti ripeto, era un campetto abbandonato da 30 anni, invece il 24 si ripopolerà di bambini che giocheranno in sicurezza. Che bello. Grazie, grazie di cuore allora al bravissimo Andrea Sannino. Grazie a Continua voi. Così col tuo successo. E abbiamo ascoltato Di Mane e Mo, tratto dal tuo album Andrea. Abbiamo visto delle immagini molto suggestive di te a Los Angeles, che coltivi sogni anche per le prossime generazioni. Grazie ancora. Ti aspettiamo. Grazie a voi. Vi aspetto per un altro dopo il successo di Di Mane e Mo. Ma ci vengo pure se non faccio niente, perché è bello essere qua. È bello averti qua. Grazie ancora. Pubblicità, poi di nuovo insieme con Mattina 9.